Smantellato nella retina un giro internazionale di cocaina e marijuana che dall'Albania arrivava in Valdarno, si è conclusa così alle prime luci dell'alba l'operazione Ricavo. Oggi noi abbiamo dato esecuzione a nove misure cautelari, una di queste eseguite in Albania, ma il numero complessivo degli indagati è, monta poco più di 30 persone, 11 già tratte in arresto in fragranza di reato nel corso e a riscontro dell'attività di indagine e altri soggetti non colpiti al momento da misura cautelare. Il reato contestato, continuato ed aggravato è quello di traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini partite nella primavera 2018 hanno permesso adesso di ricostruire una fitta rete di spaccio. Gli indagati, per lo più con trascorsi criminali alle spalle, sarebbero stati infatti in grado di far arrivare dall'Albania grossi quantitativi di droga che poi finiva nelle piazze locali dello spaccio. Un concorso estremamente consolidato, diciamo, dove. In sostanza, tutti rendevano conto al soggetto apicale che, soprattutto per i suoi trascorsi criminali e per la sua lunga permanenza sul territorio, aveva acquisito un peso diverso e percepibilmente superiore rispetto agli altri. Sono state così documentate numerose cessioni di sostanza stupefacente, principalmente ad una clientela abituale. I clienti sapevano dove andare, sapevano quando andarci, non avevano sostanzialmente bisogno di prendere appuntamento e questo. Rendeva sia loro che, che gli spacciatori più tranquilli. Teatro delle cessioni, alcuni esercizi commerciali valdarnesi, un bar ed una pizzeria ed una proprietà immobiliare del soggetto ritenuto al vertice del gruppo, un 52 enne Si tratta di una di un'abitazione o comunque un complesso abitativo, sono più locali, si sono ubicati in una zona di campagna estremamente isolata e in posizione sopraelevata rispetto alla, alla via d'accesso. Questo consentiva agli indagati una relativa tranquillità in quanto avevano la possibilità di monitorare l'eventuale avvicinamento da parte delle forze dell'ordine con un buon anticipo e di conseguenza prendere le contromisure del caso, occultare lo stupefacente e eventualmente distruggerlo anche. Nel corso delle indagini sono stati segnalati 10 assuntori, sequestrati 110 grammi di cocaina e 10 piante di cannabis, oltre ad ingenti somme di denaro. Un'altra operazione che dimostra una costante attenzione a questo fenomeno e un costante controllo del territorio. Eh, reputo che sia importantissima questa forma di attenzione delle forze dell'ordine e degli uffici giudiziari per evitare eh, il diffondersi, il propagarsi incontrollato di questo fenomeno. Sappiamo che è una eh, battaglia difficile, questa contro la droga è una battaglia molto difficile ma non ci tiriamo indietro e seguiremo a combatterla con tutti i mezzi a nostra disposizione. Adesso gli inquirenti stanno lavorando per risalire ai canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti. Puntiamo molto anche sulla cooperazione col collaterale albanese.